Allora, durante la pausa mi avete fatto notare che c'è un typo nel errore di battitura qui, che c'è una I di troppo, chiaramente. Qui che c'erano tutti I greco di troppo, qui che mancava un pezzo C, ma a questo punto vedo anche che manca un pezzo qui C di caviar e qui C di caviar. Ma insomma, ci siamo capiti. Guardate, se io avessi qui anche la fase F con C, allora il modulatore dovrebbe essere a C m di T coseno e a C m di T seno, che darebbe luogo a C m di T coseno FC più la fase iniziale F con C. Ma il punto è che la fase iniziale non serve a nulla, in ogni caso state mandando lo stesso segnale in entrambe tirando il modulatore. Ma poi questa fase F con C non serve a nulla perché potrei metterla direttamente qui dentro. Nel qual caso allora qui c'è a C m di T e qui non c'è proprio nulla. State non utilizzando appieno I due canali offerti dalla modulazione. Fatti queste dovute precisazioni, andiamo a valutare le varie grandezze che impiegheremo per confrontare fra di loro differenti forme di modulazione. E le varie grandezze, come ho detto, sono la banda impiegata sul canale, la potenza utilizzata per trasmettere e il rapporto segnale-rumore garantito al demodulatore. Sono queste tre grandezze. Banda e potenza sono il costo con cui dovete incorrere per poter garantirvi quel livello di prestazione che è l'SNR. Cominciamo con la banda impiegata, che è la cosa più semplice. In realtà, sia per trovare la banda che per trovare la potenza, abbiamo bisogno della densità spettrale di potenza o dell'autocorrelazione. Quindi cominciamo con l'autocorrelazione. Per calcolare l'autocorrelazione di X e segnale modulato ci serve, prima di tutto, la media statistica fra X di T e X di T meno tau. Poi ne faremo la media temporale, così otteniamo la autocorrelazione. La valutiamo in zero e abbiamo la potenza trasmessa. Ne facciamo trasformare le Fourier, così otteniamo la PSD e guardando la PSD valutiamo anche la banda impiegata sul canale. X è segnale modulato, quell'oggetto lì. Quando faccio X per se stesso ottengo ACM coseno per ACM coseno ritardato, quindi ho sicuramente AC qua. Poi avrò la media di MT MT meno tau e poi avrò il prodotto dei coseni, coseno 2π greco FCT più P con C coseno di 2π greco FCT meno tau più P con C. Ho portato la media soltanto attorno al messaggio perché è l'unico oggetto aleatorio. Il coseno è la portante che non è aleatoria, l'ampiezza con C è l'ampiezza della portante che non è aleatoria. Questa quantità qui, poiché il messaggio MT SSL è l'autocorrelazione di M, al solito coseno coseno lo scrivo come coseno della somma e coseno della differenza. E quindi avrò AC quadro mezzi autocorrelazione del messaggio M in tau coseno della differenza più la stessa quantità AC quadro mezzi autocorrelazione del messaggio coseno della somma. Ok? Sono tutti conti standard, semplicissimi e immediati.
ognuno se li può fare per conto proprio sul quaderno, perché si tratta semplicemente di prendere x e moltiplicarla per x ritardato. E quindi c'è a per ac a quadro, m per mt ritardato, correlazione. Coseno per coseno è un mezzo coseno della somma e un mezzo coseno della differenza. Sempre gli stessi conti. Ora possiamo calcolare l'autocorrelazione di x, perché è la media temporale di questo oggetto. Media temporale estremamente semplice, perché il primo contributo non dipende dal tempo, quindi è costante, e la media temporale costante è la costante stessa. Mentre il secondo contributo rispetto a t, perché è la media temporale, è un coseno a frequenza 2fc, quindi un segnale periodico. Quindi la media temporale potrei fare sul periodo, ma il coseno sul periodo ha media nulla. E quindi rimane solo il primo termine. Ok? Quindi è immediato il calcolo dell'autocorrelazione. Dall'autocorrelazione possiamo valutarla in 0 e calcolare la potenza trasmessa. E quindi è AC quadro mezzi, autocorrelazione in 0 del messaggio, potenza del messaggio. E la scrivo di qua. Qui mi sto elencando i tre parametri più importanti: la potenza trasmessa, la banda occupata sul canale e l'SNR garantito al ricevitore. La potenza trasmessa è AC quadro mezzi, potenza del messaggio. Che era una cosa abbastanza scontata, perché X è messaggio per portante. La portante è AC coseno, potenza AC quadro mezzi. Il messaggio è potenza P con M. La potenza è a c quadro mezzi p con m. Niente di incredibile. Banda occupata sul canale. Per far questo dobbiamo fare la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione in modo da ottenere la densità spettrale di potenza. Ma è molto semplice, perché la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione del messaggio, s con m, quindi la PSD del messaggio, traslato a destra e a sinistra di un coseno, quindi un mezzo delta più fc e un mezzo delta meno fc. Quindi è ac quadro a quarti, s con m in f meno fc più s con m in f più fc. Quindi se s con m aveva questo aspetto, la densità spettrale potenza del segnale modulato S con X ha questo aspetto. E se questo puntino qui era alto A, questa altezza qui è A per AC quadro quarti. Vi ricordo che non è la stessa cosa
di prima, perché prima era la trasformata di Fourier del messaggio e la trasformata di Fourier del segnale modulato. Quindi erano segnali aleatori, perché una trasformata di Fourier di un segnale che è un processo. Qui invece la PSD, quindi ha a che fare con il segnale al quadrato, media statistica di, perché questa è deterministica la PSD. Ok? Tuttavia, o proprio da questo disegno o da questa espressione, ricaviamo immediatamente che la banda occupata sul canale, che da qui in poi chiameremo B con C, dove il pece C sta per channel, la banda occupata sul canale è 2W, il doppio della banda necessaria invece in banda base. Ovvio, stiamo trasmettendo sia l'upper che la lower sideband, invece il messaggio, una delle due semibande è ridondante, ne bastava una sola, perché questo semicerchio qui è individuato dal semicerchio di destra e da quello di sinistra. Se avessi trasmesso soltanto l'upper sideband avrei potuto comunque ricostruire il segnale, se avessi trasmesso solo la lower sideband avrei comunque potuto ricostruire il segnale. Qui si poteva mandare si poteva occupare una banda W sul canale, invece sto occupando una banda 2W. Bene. Se non avete domande, ci spostiamo e calcoliamo l'SNR. A noi servirà l'SNR in ricezione, cioè all'uscita del demodulatore, perché vorremmo confrontarlo con l'SNR in banda base. Quindi per far questo dobbiamo prima di tutto scriverci il segnale ricevuto per vedere che aspetto ha. Poi lo mandiamo in ingresso al demodulatore e vediamo in uscita la componente segnale, la componente di rumore, facciamo il rapporto fra queste due potenze e quello dell'SNR che ci serve. Bene, il segnale ricevuto è una versione attenuata e ritardata del segnale trasmesso, corrotto al rumore additivo gaussiano bianco. Fatemi chiamare alfa perché A di attenuazione è troppo simile a A di ampiezza della portante. Attenuazione, segnale trasmesso ritardato più rumore additivo gaussiano bianco. Nel nostro caso alfa AC MT meno tau coseno di 2π greco FCT meno tau, che c'è un ritardo. Quindi più la fase iniziale della portante meno 2π greco FC tau più il rumore NT. Ora qualche considerazione prima di andare avanti. Qual è l'effetto dell'attenuazione alfa? Attenua il segnale, la potenza del segnale ricevuto sarà più bassa. Ma se io mi confronto col rapporto segnale rumore in banda base, anche nella trasmissione in banda base ci sarà sempre un canale che attenuerà sempre una quantità, e per fare un confronto fair anche lì dovrei considerare un'attenuazione dello stesso tipo alfa. Quindi questo parametro alfa
è un parametro fissato, ma sarà lo stesso che utilizzerei per confrontarmi con la trasmissione in banda base. In ogni caso, non ha alcun effetto che attenuare il segnale utile. Se lo attenuo troppo, dobbiamo introdurre un ripetitore che riamplifica il segnale. Lo vedremo a fine del corso. Quindi da qui in poi l'attenuazione alfa non ne terrò conto. Però lasciamo lì. In ogni caso il suo effetto è molto circoscritto e facile da comprendere. Ritardo tau. Beh, mi ritarda il messaggio utile. E significa semplicemente che se è una canzone, l'ascolto qualche millisecondo dopo che sia stata trasmessa, qualche microsecondo dopo che sia stata trasmessa, dipende da che giro ha fatto. Dipende dalla propagazione, dal tempo di propagazione dell'onda elettromagnetica nel canale. Ma nelle comunicazioni si tratta di pochi nanosecondi, microsecondi, millisecondi. Niente di che. Andiamo invece a guardare a questo oggetto qui. Questa è la fase iniziale del modulatore in trasmissione. Quindi in trasmissione sto utilizzando un oscillatore locale a frequenza FC e fase iniziale Fi con C. Al ricevitore io non conosco la fase iniziale del trasmettitore, perché la fase iniziale è la fase in cui si trova l'oscillatore all'istante t uguale a 0 quando comincia a trasmettere. Ok? Ma io non so l'oscillatore locale in trasmissione all'istante t uguale a 0 che fase aveva. Posso sapere qual è la sua portante perché è stabilita da un contratto. Per esempio la radio RDS sta a una certa portante, la so. Ma la fase iniziale dell'oscillatore locale utilizzata da quella stazione trasmittente non la so, quindi questa è non nota. E questa invece? Beh, attestato che il ritardo di propagazione tau me lo posso anche stimare, perché so dove sta il trasmettitore, so quanto impiega l'onda elettromagnetica a attraversare il canale e raggiungere la destinazione, quindi potrei anche stimarlo. Magari tau potrebbe avere un valore del tipo 100 microsecondi, va bene? E me lo potrei stimare. Tuttavia qualsiasi stima è affetta da un errore. Quindi in realtà il valore che io sto stimando è incerto al più di qualche microsecondo. Facciamo un esempio. Più o meno un microsecondo. Qui tau lo posso anche stimare, ma lo stimo con una certa incertezza. Ora vi chiedo, qual è l'incertezza che ho su questo termine di fase? Perché questa è una fase costante, 2π fc tau, non dipende dal tempo. Fc è fissata, tau è ritardo. Dipende dal valore di fc. Supponiamo che fc fa 100 MHz. Questa fase qui fa meno 2π greco fc, quindi 100 microsecondi per 100 MHz, che è un termine costante, più o meno 2π greco 100 MHz per l'incertezza con cui sto stimando il ritardo, che è un microsecondo. Quanto fa quel numero? 100 MHz è 10 alla 8. 1 microsecondo è 10 alla meno 6. 10 alla 8 per 10 alla meno 6 fa 100. 2π greco per 100 fa 2π greco è 600, 628, ok? C'ho 628 radianti di incertezza, che sono in gradi, quanto sarà? 36.000 gradi di incertezza, ok? 36.000 gradi circa di incertezza, sapendo che i gradi sono modulo 2π greco, quindi modulo 360 gradi, questa fase è completamente non nota, anzi vi posso anche dire che è uniforme tra 0 e π greco, perché è completamente una variabile aleatoria, perché basta un epsilon di errore nella stima del ritardo che mi dà luogo
ha un'incertezza completamente differente. L'incertezza alla fine diventa assoluta e la fase è completamente non nota. Con questo esempio voglio farvi capire, vi dico, lo sintetizzo molto più semplicemente, dicendovi che il ritardo tau lo posso anche stimare, e un piccolo errore di stima sul ritardo non fa un grosso danno, perché immaginate questo messaggio MDT che viene traslato a destra e a sinistra in pochi microsecondi, su una durata del messaggio che invece può essere di ore. Non mi accorgo di nulla. Un errore invece anche piccolo nella stima di tau, quando moltiplica una frequenza portante molto grande, dà un errore enorme, che in modo 2π greco dà luogo a una variabile d'ordine uniforme. E se a un uniforme su 0,2π greco, quindi un numero a caso, una fase a caso fra 0 e 2π greco, ci sommate qualcosa di non noto, o anche qualcosa di costante, quello che ottenete è sempre una fase completamente aleatoria. Quindi da qui in poi questa fatela chiamare φ e fatela modellare come un uniforme fra 0 e 2π greco. Chiaro? Stabilito che questa è un'espressione abbastanza verosimile del segnale ricevuto, vediamo le prestazioni del demodulatore. Quali sono? Beh, il modulatore abbiamo visto che utilizza soltanto una componente in fase. Il demodulatore utilizzerà soltanto una componente in fase. Quindi prenderà il messaggio, il segnale ricevuto RT, che ha quell'espressione, alfa AC M di T meno tau, coseno di 2π greco FC T più φ. Lo moltiplicherà per un coseno, quindi radice 2 coseno 2π greco FCT più C, un'altra fase, FC è nota al trasmettitore, al ricevitore. La fase φ potrebbe essere stimata e dovrebbe cercare di essere più simile possibile a quella fase φ grande, φ di grande, φ di sopra, scusate. Filtro passa a basso, a banda più doppio, l'uscita sarà coseno, coseno diventa coseno della somma e coseno della differenza, coseno della somma è il doppio della frequenza, quindi non passa il filtro passa a basso, coseno della differenza sta in banda base e passa il filtro passa a basso, di conseguenza l'uscita sarà alfa a c su radice di 2, perché coseno coseno è un mezzo, coseno la somma, un mezzo coseno la differenza, con radice 2 qua da 1 su radice 2, m di t meno tau, coseno la differenza. Più, scusate, il rumore che sulla componente in fase si chiama n con c di t. Rumore sulla componente in fase. Badate, qui non sarebbe neanche necessario moltiplicare per radice 2, va bene? Se non moltiplico per radice 2, qui avrò AC per questo oggetto. AC mezzi per questo oggetto. Però n con c sarebbe uguale a radice 2 n con c. Invece lo lascio sempre in questa forma, perché questa è esattamente la struttura del down converter che abbiamo studiato qualche giorno fa, e messo in questa forma io n con c so già che distribuzione ha: gaussiano bianco, scusate, gaussiano colorato, media 0 SSL e densità spettrale di potenza n 0 mezzi nella banda meno W. Se invece qua tolgo questo radice 2, allora mi devo rifare i conti
e sarà un mezzo quello che vi ho appena detto. Va bene? Questa struttura ve l'ho scritta soltanto per farvi vedere che qui compare il coseno della differenza della fase vera presente nel segnale ricevuto, che non è nota in ricezione, e della fase dell'oscillatore locale che sto utilizzando per demodulare. Queste due fasi possono essere differenti. Chiaramente se sono uguali il coseno a 0 fa 1, non mi crea alcun problema, ma se sono differenti il coseno è minore di 1 e attenua la componente di segnale. Se poi queste due fasi sono una a pi greco, questa differenza fa pi greco mezzi, quindi una è uguale all'altra più o meno a pi greco mezzi, il coseno a 90 gradi fa 0 e la componente di segnale risulta annullata. Quindi il rapporto segnale-rumore fa 0. Questo vi fa capire che la non conoscenza di questa fase aleatoria qui φ introdotta dal canale può essere piuttosto grave, perché se sbagliate a utilizzare la fase psi del vostro oscillatore locale avrete che la potenza di segnale utile può essere pesantemente attenuata, al limite annullata se scegliete una fase psi che dista la fase φ vera di 90 gradi. Questo mi obbliga quindi a introdurre un concetto che è quello di ricevitore sincrono o asincrono, o se preferite ricezione coerente o incoerente. Quindi aprire una parentesi e parlare di ricevitore coerente e incoerente, per poi tornare indietro e fare il demodulatore e capire quanto è il rapporto segnale-rumore. Ricezione o demodulazione coerente. Incoerente. O se preferite sincrona, asincrona. Abbiamo appena visto che il segnale ricevuto è un segnale passabanda, che nel nostro caso ha soltanto l'ampiezza che viene modulata, ma in generale può avere il segnale passabanda, può modulare sia l'ampiezza che la fase del segnale, cioè ha un aspetto del tipo ADT coseno di 2π greco FCT più θ di T. Ok? Quando abbiamo introdotto l'equivalente passabasso e il segnale passabanda, abbiamo visto che il segnale passabanda può essere sempre espresso in questa maniera. Nella modulazione M di SBSC, la modulazione M di SBSC è un caso particolare in cui si varia solo l'ampiezza, e l'ampiezza fa A portante AC per M di T, mentre la fase è costante, si chiama φ con C. È un caso particolare. Questo problema invece che vi ho fatto vedere sopra si ha per qualsiasi forma di modulazione in forme differenti, alcuni sono più robusti di altri, ma lo vediamo a breve. E poi c'è una fase φ che in genere non nota, aleatoria spesso, e viene introdotta dal canale. Poi qui ci può essere anche un'attenuazione, non ci interessa. Questo può essere ritardato, t-tau, non ci interessa per adesso, è
perché abbiamo visto il problema, è la fase aleatoria introdotta al canale. Quindi fatemi concentrare su questa fase qui. Bene, esistono due tipi di ricevitori o demodulatori: un ricevitore sincrono e uno asincrono. Ricezione coerente o incoerente. Nella ricezione coerente il segnale ricevuto poi l'ingresso al demodulatore nel nostro caso l'ho chiamato con questo disegno, l'ho chiamato down converter, ma va anche l'ingresso a un circuito di recupero della fase phase recovery, che fornisce a partire dal segnale ricevuto una stima di questa fase qui. Fatemela chiamare FI cappuccio, che speriamo sia molto accurata, e poi quella fase FI cappuccio viene utilizzata nel down converter per fissare la fase iniziale dell'oscillatore locale, e quindi avete radice 2 coseno 2π fct più questa FI cappuccio meno radice 2 seno 2π fct più quella fase FI cappuccio. E in questo caso, avendo recuperato la fase, posso fare la demodulazione in maniera coerente. Coerente vuol dire che c'è coerenza di fase, cioè la fase l'ho stimata ed è la stessa di quella trasmessa, o molto simile. Ricezione coerente. O anche sincrona, perché c'è sincronismo di fase. La fase, la fase della portante utilizzata nel down converter è la stessa della fase della portante di quella del contenuto del segnale ricevuto. Della fase del segnale giù. Il ricevitore invece incoerente o asincrono demodula il segnale ricevuto senza demodulatore, down converter, ricevitore, insomma l'apparato ricevente, senza stimarsi la fase aleatoria della portante nel segnale ricevuto. Quindi vuol dire che la struttura non sarà quella della down conversion che abbiamo visto, dovrebbe essere un'altra struttura che è in grado di fare a meno della conoscenza della fase della portante. Due osservazioni: questi ricevitori coerente e incoerente, o meglio quello coerente, una volta che ha stimato la fase, beh, la fase può avere qualche drift temporale, cioè può cambiare leggermente nel tempo, quindi anche quando ha stimato la fase iniziale poi deve rimanere agganciata a quella fase e quindi deve inseguirla. Esistono circuiti che sono in grado di recuperare la fase e rimanervi agganciati. Non solo, anche se la frequenza è nota della portante, alle volte, anzi quasi sempre, la frequenza della portante è nota, ma anch'essa con una piccola incertezza, e anch'essa può avere qualche drift temporale, può variare leggermente nel tempo. In questo caso avremo anche bisogno di un circuito di recupero della portante che sia in grado anche poi di rimanere agganciato a quella portante, che sta variando lentamente nel tempo. Li vedremo più là nel corso. Torniamo indietro. E andiamo a guardare il ricevitore. Il nostro ricevitore a questo punto è questo oggetto qui,
qui ci metto esattamente la fase vera, quindi sto parlando nel ricevitore coerente, perché in qualche maniera c'è un circuito che è stato in grado di stimarsi la fase e sta utilizzando quella fase per fare il ricevitore, dunque si tratta di un ricevitore coerente. Vedremo più in là qual è un circuito può aiutarmi a recuperare la fase. A questo punto la fase dell'oscillatore locale è la stessa fase del presente del segnale portante qui, e scusate ma qui ci manca il rumore, perché al segnale ricevuto c'è anche il rumore chiaramente. Di conseguenza all'uscita del ramo in fase, fase nel segnale ingresso uguale fase utilizzata nell'oscillatore locale, coseno 0 fa 1, e quindi abbiamo questo più il rumore in fase sul ramo in fase. Quindi non abbiamo nessun problema. Ora all'uscita del demodulatore ho, ripeto chiaramente, un contributo di segnale e un contributo di rumore. Posso valutare l'SNR, il rapporto segnale-rumore. E l'SNR è molto facile, perché è la potenza di segnale che è la potenza di questo oggetto, che è alfa quadro, a C quadro mezzi, potenza del messaggio, perché un coefficiente costante che moltiplica un segnale dà luogo in potenza o energia a quel coefficiente al quadrato per la potenza o energia del segnale. Qui ho il segnale MT, potenza P con M, per coefficiente al quadrato. Quindi l'SNR è alfa quadro a C quadro mezzi, potenza del messaggio, diviso la potenza del rumore, che è nel 0 W. Giusto? Questo è il rapporto segnale-rumore. Ma non vedo come questo sia legato al rapporto segnale-rumore in banda base. Tuttavia, basta fare un altro passaggio e notare che la quantità AC quadro mezzi P con M non è nient'altro che la potenza trasmessa qui. Quindi questo oggetto si può anche scrivere come alfa quadro potenza trasmessa diviso N0 W. Ma alfa quadro è il modulo quadro di attenuazione, e quindi la potenza trasmessa attenuata dal canale è la potenza ricevuta. Ma potenza ricevuta diviso N0 W è proprio il rapporto segnale-rumore in banda base che abbiamo visto qualche minuto fa. In conclusione, questo formato di modulazione garantisce lo stesso rapporto segnale-rumore che avrei se non facessi una modulazione, quindi in banda base. Chiaro? Voglio fare solo una puntualizzazione adesso, e per rendere molto più agevole la notazione da qui in poi. Il canale a VGN
in banda base, da qui in poi lo assumeremo ad attenuazione unitaria, quindi non introduce attenuazione, insomma alfa fa 1 lì sopra, e a ritardo nullo. In uscita sarà x di t più l di t. In banda passante il segnale x di t ha un'espressione del tipo a di t coseno di 2 pi greco FCT più teta di T, ok? Il canale AVGN che stiamo prendendo in considerazione non attenuerà il segnale trasmesso, quindi il nuovo alfa uguale 1, attenuazione unitaria, non ritarderà il segnale. Quindi qui non avrò a di t meno tau, teta di t meno tau, ma avrò proprio a di t e teta di t. Ma comunque introdurrà una rotazione di fase aleatoria. Modellata con uniforme tra 0 e 2 pi gradi. Ok? Insomma, mi sto tenendo da sto conservando soltanto la rotazione di fase aleatoria introdotta al canale. O se preferite, è come se il canale non introducesse alcun ritardo, non introducesse alcuna attenuazione, ma la fase iniziale del modulatore in trasmissione non nota e la modulo la rappresenta in ricezione come una fase aleatoria. Il motivo per il quale faccio questo è perché così non devo portarmi dietro il coefficiente alfa qui, che mi dà solo fastidio nella scrittura. Questo significa però che la potenza trasmessa, quando alfa uguale 1, sarà uguale alla potenza ricevuta, perché se il canale non attenua, qui alfa fa 1 e la potenza ricevuta sarà sempre uguale alla potenza trasmessa. Il ritardo non mi crea problemi, sarebbe soltanto una dt meno tau, 3dt meno tau. Ascolto il mio canale musicale con qualche millisecondo di ritardo, ma sempre quello non mi crea alcun problema. Poi, i reali problemi causati da un ritardo che va stimato e da un'attenuazione che può essere troppo grande e quindi attenuarmi così tanto il segnale che va troppo al di sotto del rumore e non riesco più a ricevere nulla, bene, questo problema lo affronteremo più in là del corso. Questo punto è piuttosto importante perché purtroppo alcune persone alle volte lo perdono e quindi sul compito poi vado a vedere che utilizzano come potenza a ricevitore la potenza trasmessa e quindi vengono rapporti segnale-rumore incredibilmente alti e dunque probabilità di errore incredibilmente basse, 10 alla meno 50 o 0 proprio. La potenza ricevuta sarà uguale alla potenza trasmessa attenuata, quindi è più piccola, ma ce ne occuperemo di questo fatto più in là nel corso. Quindi per adesso, soltanto per avere una notazione più snella, trascuriamo l'attenuazione che sarà sempre unitaria, quindi qua ci metto alfa uguale 1 e trascuro il ritardo, quindi qua ci metto m di t, ma lascio però la fase t aleatoria, perché non dovete correggere il grafico, sto dicendo io a voce così, perché la fase t aleatoria crea un problema ricevitore che deve essere di un tipo coerente o di un altro incoerente, cambia la struttura del ricevitore.